faccio parte del CAB. Volevo sapere se riuscite pure a passare un po' più avanti, così siamo un po' più uniti. No, no. Non riuscite? Così siamo tutti compatti. Siamo... così mi sentite meglio, perché io ce l'ho voce qua. Iniziamo con la preghiera, la dico prima io e poi la diciamo tutti insieme. Se riuscite, se non riuscite a leggere sul foglio c'è anche sullo schermo. Alza un po' la voce. Allora, Signore Gesù, buona notizia dell'amore che risuona nel mondo, insegnaci a essere mani, bocca, gambe, occhi del tuo Vangelo di liberazione. Insegnaci a liberare il mondo dalle mille forme di schiavitù, pregiudizio, divisione, violenza, cecità. Rendici capaci di parole e gesti che seminino luce, bontà, riconciliazione, unità, stima. Rendici Vangelo vivo oggi. Amen. Signore Gesù, buona notizia dell'amore che risuona nel mondo. Insegnaci a essere mani, bocca, gambe, occhi del tuo Vangelo di liberazione. Insegnaci a liberare il mondo delle mille forme di schiavitù, pregiudizio, divisione, violenza, cecità. Rendici capaci di parole e gesti che seminino luce, bontà, riconciliazione. Unità, stima, benedici il Vangelo di Dio oggi. Amen. Ok, allora benvenuti. Mi spiego un po' stasera come è articolata questa serata. Avete visto che noi i primi quattro incontri ne abbiamo fatti uno su ogni Vangelo, quindi abbiamo fatto Luca, Marco, Matteo e Giovanni. Stasera ci accingiamo a fare il Vecchio Testamento e facciamo un anno molto bello, la storia di Giuseppe. E prima di iniziare la storia di Giuseppe faccio un po' un ingresso a questa storia, altrimenti è capace che perdiamo un po' il filo della, del racconto. In più, dopo che ho fatto questa introduzione alla storia, ci sarà Rosa che invece spiegherà brevemente proprio tutta la storia. Dopodiché ognuno di noi può dire quello che vuole su questa storia. Ricordate che l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo detto che la dobbiamo leggere a casa. Quindi chi l'ha letta può fare qualsiasi domanda oppure qualsiasi considerazione. Oppure fa lo stesso qui. Sul foglio che vi abbiamo dato, qui dietro praticamente sono tutti i capitoli della storia di Giuseppe. Con ogni capitolo, per esempio il capitolo 37, c'è una breve sintesi su quello che tratta questo determinato capitolo. Quindi volendo, già da qui possiamo cercare di introdurci in questo testo. Se qualcuno vuole la Bibbia, c'è qualche Bibbia, abbiamo già data, c'è rimasta ancora la piatta, e ve la diamo. Sì. Dopo che voi avete parlato, usiamo questo termine, incomincia un po' di incontro, un po' di catechesi proprio su questo testo. E lo facciamo io e Rosa. Quindi prima Rosa farà i capitoli iniziali e poi io farò tutto il resto, la parte finale. Questa è come è articolata la serata. Avete visto che qua c'è un prontuario molto grande, lo vedete, no? E praticamente qui c'è tutta la storia del Vecchio Testamento, che incomincia con Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, poi un periodo di Egitto e così via. Adesso la spieghiamo brevemente. Voi sapete che adesso noi stiamo nel 2016, quindi torniamo indietro, 2015, 2014,
2000, 1900, 1800, torniamo all'anno zero. Che succede all'anno zero? La nascita di Gesù, che in questo momento qui già sta al centro, qui ci manca un pezzo, no? Quindi sta qui. Quindi, nascita di Gesù, anno zero. Torniamo indietro, meno 100, meno 100 anni, meno 200 anni, meno 300 anni, meno 400 anni e così via, fino ad arrivare a meno 1900 anni. La storia che noi trattiamo stasera addirittura arriva a 1600 anni. Quindi cerchiamo di un attimino di memorizzare bene il tutto. Questa storia la troviamo nella Sacra Scrittura in un testo, il primo libro che troviamo nella Sacra Scrittura della Bibbia, che è il libro della Genesi, che sono 50 capitoli. Quindi il primo libro che troviamo nella Sacra Scrittura, che è della Genesi, 50 capitoli, dal 37° capitolo si parla della storia di Giuseppe. Quindi noi saltiamo i capitoli precedenti, 36, 35, 39. Ora che succede? Che il testo che noi andiamo a vedere è un testo sicuramente, è un testo di letteratura. È un testo di letteratura antica. È un testo di letteratura addirittura antica ebraica. Quindi è chiaro che va preso con le dovute accortezze. In più, questo testo è importante soprattutto il contesto storico, quindi noi non possiamo vedere quello che leggiamo partendo da quello che noi viviamo qui, no, perché è un testo che è accaduto, abbiamo detto, 4000 anni fa più o meno, 2000 anni sui nostri, meno 2000, e quindi ci dovremmo catapultare più o meno per riuscire a comprendere quello che vivevano quelle persone 4000 anni fa. Ora, noi sappiamo anche un'altra cosa, che questo testo di letteratura è anche parola di Dio. In questo testo di letteratura la parola di Dio si incarna. Quindi è un testo di letteratura, però c'è la parola di Dio e si incarna. Quindi come va letto? Se c'è la parola di Dio all'interno, non lo puoi leggere come se fosse un libro scientifico. No, ma lo devi leggere con gli occhi della fede. Proprio leggendo con gli occhi della fede, allora puoi entrare nel meccanismo del testo e riuscire a comprendere tutte le cose che sono scritte. Perché devi partire dall'origine, da come è stato scritto, per riuscire a entrare e penetrare lo spirito con cui è stato scritto. Quindi è parola di Dio, è entrata a contatto con l'uomo, è un testo religioso, quindi di fede, e io lo devo leggere con gli occhi della fede se voglio comprendere qualcosa. Se lo voglio leggere con gli occhi scientifici, è chiaro che a un certo punto farei a cazzotto, cioè o scegli una cosa, o scegli un'altra, e dice questo testo non mi piace, non si capisce niente. Ora, i primi 12 capitoli, ripeto, i primi 12 capitoli della Genesi, che noi troviamo la storia di Adamo ed Eva, Caino e Abele, la discendenza di Caino, i patriarchi, l'arca di Noè, la torre di Babele, tutte queste cose che troviamo dal primo capitolo della Genesi al capitolo praticamente 12, sono tutti avvenimenti che non sappiamo se sono veri o meno, però sappiamo una cosa, che attraverso quel testo ci vuole dare un messaggio. E quindi va letto partendo da questo presupposto. Però al capitolo 12 succede qualcosa di straordinario. Al capitolo 12 si incastra la parola di Dio con la storia di un uomo che si chiama Abramo. E uno dice, ma scusate, ma Abramo è esistito veramente? Come faccio a dire che non è esistito Abramo? Perché, vi faccio un esempio, se io dico vicino a te il tuo bisnonno come si chiama, tu mi dirai il nome del tuo bisnonno, e io dico non è vero, e tu dici no, guarda, è vero, perché nel senso vivo io e il mio bisnonno era questo. Quindi quando si parla di Abramo si parla della storia di Israele, del popolo di Israele.
E da lì parte tutto Israele con un uomo, Dio lo chiama, e parte tutta la storia da lì. Quindi stiamo 1200-1900 anni prima di Cristo. Da Abramo, che ascolta la parola di Dio, fa come lui gli dice, andate a vedere quel testo bellissimo, che cosa succede? Abramo, a un certo punto Dio gli promette che la sua discendenza sarà numerosissima, una cosa straordinaria, ma Abramo, la moglie di Abramo era sterile. Com'è possibile? Se andate a vedere il testo, magari un giorno lo vedremo, ci renderemo conto di questo. Comunque, poi alla fine, a tarda età, Dio gli dà questo figlio, che si chiama Isacco, e da lì parte ancora la discendenza. Isacco poi ha due figli, Esaù e Giacobbe. Da Giacobbe ha una storia molto travagliata, questo Giacobbe, perché il primo genere era Esaù, e lui riesce a capire qualcosa di straordinario, la primogenitura, quindi l'amore di Dio. Che cosa succede? Che questo Giacobbe, per varie vicissitudini che stasera non lo possiamo dire perché altrimenti ci allunghiamo troppo, avrà 12 figli, che poi diventeranno le famose 12 tribù di Israele. Questi 12 figli, vedete, c'è Giacobbe, poi c'è quattro mogli a Giacobbe, anzi, ha Rachele, che è la moglie preferita, quello che lui amava, però per sposare Rachele, il suocero gli ha fatto sposare prima Lia, di nascosto, perché era velato, non si rende. Quindi ha dovuto sposare per forza Lia, e poi ha detto, ma io voglio quella Rachele, allora ti faccio sposare una Rachele. Mosè li lascia, li prende da sotto al faraone,
li fa stare per 40 anni nel deserto e poi entreranno nella terra promessa. Metti altro cartello. Quando entreranno nella terra promessa, il territorio si dividerà in 12 parti e ogni parte avrà il nome dei 12 figli di Israele: Neftali, Dan, Giuseppe, Giacobbe, Manasse, Roba. Ci siamo, perché è importante. Perché è importante? Perché poi alla fine vedremo che una volta entrato nella terra promessa, ci siamo, e si dividono questo territorio, ci sarà un periodo, detto periodo dei giudici, dove il popolo di Israele sarà governato da alcune persone importanti, non è un amministratore, sono dei giudici che si mettono lì e quando c'è bisogno le persone vanno a chiedere consiglio come devono fare per arrivare alle problematiche che ci possono essere. Che succede? Che passato questo periodo il popolo di Israele si scoccia, prega a Dio e dice: Signore, tutti i popoli che sono vicino a noi hanno un re, vogliamo anche noi un re. E il Signore dice: non è cosa buona, perché se io vi do un re, poi se questo re non è buono, voi dovete fare le cose di questo re, perché vi comanda, sarete comandati da una sola persona. Ma loro insistono e Dio gli dà il re, e abbiamo il periodo dei re. Parte da qui. Mi seguite? Sì. Ah? Allora, il primo re è Saul, che ne ha fatte di cose non positive per il popolo. Il secondo re è il grande re Davide. Subito dopo abbiamo Salomone. Dopo Salomone incomincia lo scisma. Che cosa succede? Che il popolo si divide. È come dire che in una famiglia marito e moglie si dividono e due se ne vanno con la moglie e 10 se ne vanno con papà, così più o meno, per comprenderci. E quindi i 10 territori, tutti i territori escluso Giuda e Beniamino, i due figli di Rachele continuano la discendenza. Infatti, quando verrà Gesù, verrà chiamato il re dei Giudei, da Giuda. E stasera c'è la figura di Giuda, vedremo. Gli altri a un certo punto si perderanno. E in questo periodo, detto periodo dei re, il popolo fa di testa sua, non segue più la parola di Dio. Per cui Dio che fa? Manda i profeti. Quindi in questo periodo abbiamo tutto il periodo in cui Dio manda i profeti, abbiamo Elia, Eliseo, Amos, Isaia e così via. I profeti che dicono: ehi, non ascoltate più la parola, se voi non ascoltate la parola vi succede questo. I re invece di dire: vabbè, ora vediamo cosa dobbiamo fare, ma tu sei un profeta di sventura. Ma il profeta era colui che dice: se tu vai per questa strada, in quella strada io so che c'è un fosso, e ti butterai dentro e ti ferai. Ma niente, non ascolta. Per cui tutto il popolo, le 10 tribù, a un certo punto si perdono, vengono deportate. E abbiamo il periodo di origine dei Samaritani. Da qui partono i Samaritani. Mentre il popolo di Giuda, anche se anche lui si prostituisce ad altre dei, possiamo dire, Dio mantiene la sua promessa data a Davide e ad Abramo. Per cui nel casato di Giuda uscirà un Messia e poi sappiamo che sarà Gesù Cristo. Perfetto. Poi abbiamo il periodo di quando vengono deportati in Babilonia, poi abbiamo il periodo persiano, fino a poi ad arrivare il periodo romani e quindi arrivare a Gesù Cristo. Dovevo fare questa cosa, altrimenti il testo non si riesce a comprendere. Sono importanti 12 figure, 12 fratelli. I 12 fratelli è il popolo che entra nella terra promessa. Sono i 12 apostoli che ci fanno entrare a noi nella terra promessa, però non più un luogo fisico, ma un luogo spirituale, un luogo di vita quotidiana. Sono tante similitudini che
che sono importanti. Noi dovremmo conoscere la nostra storia, perché questa è la nostra storia. Come conosciamo la nostra storia di vita quotidiana, e quindi la nostra storia, Garibaldi, l'Italia, Italia, roba varia, quindi il nostro vivere civile che ci fa mettere in ordine la nostra mente, la nostra storia spirituale ci mette in ordine il nostro spirito dentro. Però se noi non lo conosciamo, è chiaro che siamo sempre in confusione. E le persone ci possono dire quello che vogliono. Per cui conosciamo il Vangelo a pezzi, però non sappiamo se siamo sempre di prima di Abramo, viene dopo Abramo, non si capisce niente. Ecco perché si dovrebbe fare un lavoro sistematico, almeno niente di particolare. Mettere a posto le cose così come sono. Perfetto. Allora, stasera ci fermiamo alla storia di Giuseppe. E Rosa ci racconta brevemente questa storia, che parte dal capitolo 37 della Genesi. Mi ricordo che Giuseppe è figlio di Giacobbe, ok? Che aveva 12 figli. Metti un attimo a toppo, cioè, un'altra volta. Quindi c'è Giacobbe, dei quattro mogli, Rachele non è morta, però sono rimasti i figli. E quindi abbiamo questa storia di Giuseppe, che parte dal capitolo 37, che potete seguire, come vi ho detto, qui o sulla Sacra Scrittura. Per grandi libri. Io penso che non mi sono dimenticato nulla, pure ascolto. Allora, raccontiamo brevemente la storia di Giuseppe, della famiglia di Giuseppe. Giuseppe è figlio prediletto di Giacobbe e Rachele. Dio gli ha dato un dono, quello di interpretare i sogni. Giacobbe, per mostrare questo amore prediletto per questo figlio, gli regala una tunica, suscitando però la gelosia di tutti gli altri fratelli. Questi fratelli, la gelosia di questi fratelli è aumentata ancora di più, dai sogni premonitori di Giuseppe, che preannunciano che Giuseppe avrebbe comandato su di loro. Un giorno Giuseppe si reca al pascolo e raggiunge i fratelli, e questi, vedendolo arrivare, decidono di ucciderlo. In un primo momento accettano l'idea di Ruben, quella di togliergli la tunica e gettarlo nel pozzo. Però Giuda pensa di guadagnarci dei soldi vendendolo, e così lo vendono a dei mercanti di passaggio. Poi imbrattano la tunica di sangue di capretto e la portano a Giacobbe, facendogli credere che Giuseppe fosse stato sbranato da Beppe Ferruci. Giacobbe allora piange la morte di Giuseppe. Intanto i mercanti raggiungono l'Egitto e vendono Giuseppe come schiavo a Potifar, comandante delle guardie del faraone, sì, del faraone. Poiché il Signore è con lui, egli riesce in tutto ciò che fa. E allora Potifar gli affida tutti i suoi affari, facendogli prosperare. Ma la moglie di Potifar che fa? Si invaghisce della bellezza di Giuseppe e cerca di sedurlo. Ma Giuseppe ne rimane stupito, cioè scandalizzato. Come posso fare un così grande male e peccare contro Dio? Ma la moglie di Potifar, sentendosi rifiutata, che fa? Lo denuncia. E quindi Giuseppe, accusato ingiustamente, finisce in prigione. In prigione qui diventa l'ultimo degli ultimi. Ma il Signore è con lui anche nel momento di disgrazia. E il comandante della prigione gli affida un compito, quello di vigilare su tutti i detenuti. Intanto il faraone litiga con il capo dei coppieri e il capo dei panettieri, e così è tirato con loro che li manda in prigione, lì dove è Giuseppe. Giuseppe, che svolge il suo compito, appunto quello di vigilare su tutti i detenuti, si accorge di questi due detenuti che sono tristi e gli chiede il perché, quindi ha compassione per loro e gli chiede il perché. E loro dicono che hanno fatto dei sogni e non riescono a capire. Allora Giuseppe cerca di interpretare questi sogni e gli preannuncia che il coppiere sarà reso libero, mentre il panettiere condannato a morte, cosa che accade dopo 3 giorni.
Intanto il faraone, il cocchiere, svolge quindi la sua vita, entrato in libertà, vive la sua vita normale, ma si ricorda di Giuseppe soltanto 2 anni più tardi, quando il faraone fa dei sogni strani: 7 vacche grasse, 7 vacche magre, 7 spighe piene, 7 spighe vuote. È tormentato, è turbato. Allora il faraone chiama i suoi maghi, ma che non riescono a decifrare tali sogni. Allora il cocchiere si ricorda di Giuseppe e lo manda a chiamare, e Giuseppe, grazie all'aiuto di Dio, interpreta questi sogni e dice appunto che ci saranno, preannuncia che ci saranno 7 anni di abbondanti raccolti e 7 anni di carestia. Il faraone, convinto di quello che dicesse Giuseppe, gli affida, cioè lo rende capo del paese. Diviene capo del paese. In questo periodo di tranquillità, di serenità, Giuseppe sposa Asenath, dalla quale ha 2 figli, Efraim e Manasse. Fa costruire dei grandi magazzini dove ammassare questo grano. Giunto il periodo di carestia, però, vengono popoli dai paesi vicini, vengono in Egitto per l'approvvigionamento. E anche Giacobbe manda i suoi figli per l'approvvigionamento, tranne Beniamino. Questi, quando Giuseppe vede entrare in Egitto i suoi fratelli, li riconosce, senza essere a sua volta riconosciuto. E che fa Giuseppe? Li fa accusare di essere spie. Quindi vanno tutti in prigione. Però Giuseppe si accorda con loro di mettere in prigione solo Simeone, a patto che sarebbero ritornati in Egitto portando l'altro fratello. E così fanno. Vanno a Canaan, raccontano tutto a Giacobbe e vanno a svuotare questi sacchi di grano e trovano delle monete, dei soldi, intimoriti, perché dice: come mai? E allora che succede? Che intanto Giacobbe non vuole assolutamente mandare Beniamino in Egitto, perché ha paura di perdere anche quest'altro figlio, come Giuseppe, ma Giuda si pone garante di Beniamino. Quindi ritornano in Egitto e Giuseppe, nel vedere ritornare questi fratelli, ma soprattutto nel vedere ritornare Beniamino, si commuove. Allora chiede ai suoi servi di preparare un banchetto. Durante il banchetto i fratelli restituiscono questi soldi a Giuseppe, però rimangono comunque meravigliati, stupiti. Perché questo banchetto? Perché si comporta Giuseppe in questo modo? Forse vuole tenersi Beniamino, ma non è così. Finito il banchetto, riprendono la strada di casa. Durante il tragitto vengono fermati dai servi di Giuseppe, vengono accusati di furto per aver rubato una coppa. Aprono questi sacchi di grano e nel sacco di Beniamino viene trovata questa coppa, quindi Beniamino deve andare in prigione. Ma i fratelli si oppongono, quindi dice: dobbiamo essere tutti puniti. E allora che succede? Che c'è un grande passaggio dalla complicità in omicidio, che volevano uccidere Giuseppe, alla solidarietà. Giuda oltretutto si propone, dice: voglio andare io in prigione al posto di Beniamino. E quindi c'è un grande passaggio da questa gelosia che avevano fra fratelli a quest'amore fraterno e filiale. E così Giuseppe, meravigliato, si è commosso nel vedere questi fratelli comportarsi così, e allora si rivela, li perdona e chiede di vivere con loro in Egitto. E così fanno, trascorrono un lungo periodo in serenità tutti quanti insieme. Ma alla morte di Giacobbe che succede? Che i fratelli si spaventano, perché morto il padre Giacobbe, forse Giuseppe vuole vendicarsi di tutto il male ricevuto. Ma non è così. Giuseppe li rassicura e gli dice: non temete, non dovete aver timore di me, ma di Dio. Quindi Giuseppe fa del bene a chi ha fatto del male, però soprattutto lui ha perdonato, ma ha perdonato di cuore. Continuano a vivere serenamente in Egitto tutti insieme per molti molti anni ancora. Giuseppe poi muore fino all'età, cioè vive fino all'età di 110 anni. La storia è molto ma molto articolata, è capace che ci perdiamo qualche pezzo, quindi se qualcosa non è stato chiaro nella storia oppure non la conosciamo, adesso avete l'opportunità di mettere a posto qualche pezzo, potete fare qualche domanda,
e magari anche rivedere attraverso il testo alcune cose che abbiamo scritto dietro, qualcosa che mi ha colpito particolarmente. Sì. Volevo solo aggiungere qualcosa. Ma aggiungi quello che vuoi. L'Egitto all'epoca era la più grande nazione civile di tutta l'Africa. Era come l'America tra adesso per me. I popoli, la famiglia di Giuseppe, erano pastori e vivevano nel deserto, mentre l'Egitto non era così. Già era un paese civile, viveva di agricoltura, c'era commercio, c'era tutto. Quando Giuseppe viene venduto a quei commercianti dall'Egitto, abbiamo visto che viene affidato alla famiglia. E lui si è un po' diventa importante in quella famiglia. È una tradizione. Il servo un'alba e la famiglia riceveva degli corpi. E più era un alba, più riceveva corpi. Quindi era quasi normale che una persona intelligente potesse fare quello che ha fatto così. In più, in Egitto vi era una religione un po' particolare. C'erano hanno una grande tradizione dell'Aquila, infatti da dove venivano mummificati. Quindi il dono che aveva Giuseppe loro la pensavano tantissimo. Per noi il mondo dell'Aquila era una continuazione del mondo, diciamo, del mondo che vivevano quotidianamente. Quindi come il dono che aveva Giuseppe per loro aveva un valore grandissimo, altissimo. Quindi quando il faraone scoprì questo dono che aveva Giuseppe, subito capì che poteva utilizzarlo nel loro mondo. Il Nilo era il più grande fiume in quella parte del mondo, come anche da adesso. Il Nilo poteva fertilizzare, allontanando tutto il territorio che la vita, e così poteva crescere il grano. Il grano in quel poteva, cioè il grano non si poteva crescere nel deserto, solo là. È il fatto che lui interpretò il sole per 7 anni ci fosse abbondanza, quindi rappresentava che c'era possibilità di mangiare in abbondanza. Ok, scusami se ti interrompo, però manteniamoci al testo, perché sono tante le cose, usciamo fuori. E ci perdo, non riusciamo a entrare proprio nella parola di Dio. Va bene? Sono tutte cose interessanti, però purtroppo il tempo è quello che è. Sì, anche. Giuseppe poteva subito farsi riconoscere, invece non aveva fatto per portare un percorso di conversione, di cambiamento. No. Un cambiamento per produrre il cambiamento del cuore. Quindi è un percorso di fede che ognuno di noi fa, è la pedagogia poi di Cristo, quella che è la pazienza, l'attesa. Alza un po' la voce perché dietro non sento. Ho finito per dire. No, mi ha colpito questo, ecco, che Giuseppe poteva subito farsi riconoscere. E invece l'ha fatto. E invece non l'ha fatto, ma ha portato i fratelli a fare un percorso che è stato poi, la conseguenza è stato il cambiamento del cuore dei fratelli. Basta. Va bene, grazie. A me per esempio ha colpito quando l'ho letto che Giuseppe all'inizio stava vicino al padre ed era importante, poi dopo è stato venduto, quindi è diventato ultimo schiavo, poi è andato a casa di questo Potifar, è diventato primo un'altra volta, è stato accusato ingiustamente da quella donna, è andato in carcere, ultimo un'altra volta. Io me la sono messa con Dio, ho detto ma come, capito? È questo che a me ha colpito. E poi un'altra volta, ultimo in carcere, diventa primo un'altra volta. E ho detto anche la mia, va bene? Certo. Sì. Che era un uomo buono, giusto?
Giuseppe, per quello non si è mai vendicato, diciamo, non ha mai reagito in modo violento, anche quando è stato accusato ingiustamente, diciamo, no? Bisogna vedere se era un uomo buono o all'interno del suo cuore c'è la presenza di Dio, Dio sì. Già, quindi lui è, il suo animo è contrito. Sì, penso che Gesù nel cuore, Dio nel cuore. Anche quella è la risposta a una chiamata, perché mi serviva il segno di salvezza. È chiaro, è chiaro. Quindi è la prefigurazione di Cristo. Di Cristo. Sì, sì. Non devolisce il fatto di sogno, cioè a differenza che c'è tra il sogno, non lo possiamo definire ovviamente, inteso nell'Antico Testamento, no? E il sogno, come si intende oggi? Voi per questioni scientifiche e cose varie, voi per interpretazioni popolari che arrivano a vedere annunci divini da ogni parte, questo non è, altrimenti non ci sarebbe la parabola del samaritano o del samaritano, del ricco e burrone, del dice no, tu devi stare a un'altra cosa, non devi accettarti sempre lì. Invece no, da tutte le parti, io non lo so, mi si pone il problema, perché dico fino a che punto ieri era dono di Dio e oggi è quello che hai mangiato o quello che hai visto, come dice Freud, quello che hai sentito, che hai annusato nel tempo, fino a che punto possiamo dire che è così o che è così? È chiaro, questa è una bella interrogazione, anche se un fondo di verità c'è. Allora, il problema mio è il problema dei sogni, no? Faccio un passaggio da quello che era il vedere il sogno nell'Antico Testamento e quello che è oggi il vedere, il interpretare il sogno. Ci sono degli esperti che hanno studiato, psicanalisti, cose varie, che fanno riferimento soltanto a una scienza umana. Poi ci sono le persone del popolo, noi, che vediamo messaggi divini da ogni parte, anime dei giusti che ritornano e ci vengono a dire nel sogno quello che dobbiamo fare, che dobbiamo dire, e questa è un'altra questione ancora. Allora dico, tra queste tre posizioni, chi è che definisce se anche oggi non può essere un avviso di Dio che si serve da... Cappelletto dice, il sogno, avvenendo nel sonno, salvaguarda la trascendenza divina. Noi facciamo il sogno, dobbiamo avere poi il dono del discernimento per poter, di fronte a Dio che mi parla, io sono in un atteggiamento tutto recettivo di ascolto. E seconda cosa, richiede la mia interpretazione e scelta conseguente. Il sogno salvaguarda anche la mia libertà. È normale che se io sono, non vivo con Dio, non faccio vivere Dio in me, Gesù in me, io faccio l'interpretazione del sogno a mio uso e costume. Mi sogno, lo faccio pure quanto con Maria del Vavenga, insomma, voglio dire. Sì, va bene, per dire che fanno dei messaggi dall'aldilà che avvengono. Perché Dio prima parlava attraverso i sogni e attraverso i profeti. Quindi il sogno, anche il sogno ha bisogno di un suo discernimento. È chiaro che noi adesso ci basiamo semplicemente su questo testo, non andiamo oltre, altrimenti non conosciamo questo. Ma è chiaro, è anche è importante che questo ragazzo Giuseppe aveva lo spirito di Dio dentro, cioè voglio dire, viveva una realtà diversa dai fratelli. Ora, quando tu hai Dio nel cuore, nell'animo, cosa succede? Che tu il futuro, non è che Dio ti dice il futuro, gli avvenimenti della vita ti fanno capire già domani cosa succede, perché Dio è tutto in tutti e Dio ha creato il mondo. Quindi un po' come i profeti a un certo punto qui annunziavano al re che se continuava a comportarsi così sarebbe successo questo e questo, ma quella è la conseguenza di non ascoltare la parola di Dio. È la stessa cosa che succede a Giuseppe. Questo è un testo addirittura che viene prima di questo, è un testo antichissimo.
Quindi in questa, anche in questa luce va letto questo sogno. Lui vede i fratelli come si comportano, e chiaro, automaticamente e vede lui com'è, è normale che succeda questo. Noi siamo luce, la luce non si mette sotto ma si mette sopra per fare luce a tutti quanti, e noi abbiamo spirito di Dio dentro. Se noi veramente riuscissimo a diventare luce, saremmo luce per l'altro, capite? In questo senso. Quindi riusciamo a vedere che invece di andare a destra vado a sinistra, perché a destra so che là mi faccio male. Questo è più o meno. Se qualcuno vuole aggiungere qualche altra cosa, altrimenti andiamo avanti con la storia. Allora, va bene. Hai capito? Quindi. E vuoi di due parole? No, va bene, io guarda. Ha detto più di due e a due. No, nel senso che il tempo è poco, allora purtroppo i passi salienti, a parte quella specificazione per quanto riguarda i fondi, va anche al saper vedere i segni. Che molte volte leggere i segni, questo è una casa che ti causa una persona che magari dice quelle cose, ecco, se dalle dicembre vai, va bene. Allora, capitolo 37, a un certo punto si apre, vedete, la persona anche qui a un certo punto, e Giuseppe da 17 anni cominciava a Pasquale di reggere con i fratelli, ed era giovane e stava con i figli di Bila. E già lì lui, in buona fede, racconta al padre, Giacobbe, quello che fanno queste persone, che non si comportano bene. Ma lui non diceva perché voleva portare spia, no, perché si rende conto che lui a 17 anni vive una realtà diversa, e quello è sbagliato quello che fanno loro, e lui se lo può tenere mai dentro. E no, dice almeno al padre, che sta vicino a lui. Però questo tipo di atteggiamento, e poi i sogni che farà, fanno sì che si mette i fratelli contro. Addirittura il padre gli regala una tunica bianca, immacolata, la stessa tunica, potremmo dire, come ce l'avrà anche Gesù. Ricordate in croce, Gesù a un certo punto la tunica verrà tolta. La tunica che cos'è? Il vestito che noi portiamo è quello che noi ci rappresenta. È un po' la parte esteriore dell'anima, potremmo dire. Quindi un sacerdote che porta il colletto, lui sa che quello è sacerdote. Uno che porta il giacca e cravatta sa che più o meno, voglio dire, è una persona che fa affari, non so. Uno che porta il camice bianco è dottore. Uno che sta con la vestita a strisce sa che è carcerato. Quindi il vestito caratterizza la persona. E il padre gli dà questa tunica bianca. Ora immagini i fratelli. Immagina la tua famiglia, la famiglia mia, che in casa c'è sempre un figlio che è prediletto dalla mamma o dal papà. La maggior parte delle volte è sempre così quando sono più figli. Noi per esempio eravamo in sei, a casa mia, e l'ultimo di solito è quello più coccolato. Il figlio debole. Caino e Abele, due figli, vi ricordate, no? Siamo lo stesso. Anche lì a un certo punto Caino e Abele offrono cosa a Dio, qualcosa di straordinario. Se andiamo a vedere bene il testo, dice che tutte e due offrono le primizie a Dio, però Dio ne preferisce uno. Io che sono Caino, perché Dio preferisce Abele? Allora non mi vuole bene. Eh? E questo è quello che passa sempre nella nostra testa, ogni volta che succede qualcosa. In parrocchia, e a quello gli viene affidato un compito, a me no. E allora inizio buono. Ma c'è sempre questo dualismo, sempre. C'è sempre qualcuno che noi non possiamo vedere. E qui è la stessa cosa. Dio a un certo punto fa una preferenza, che non significa che Caino ha sbagliato a offrire le cose, no, significa semplicemente che fa una scelta. Io ho due figli, anch'io ho due figli, no?
il mio primo figlio è una femminuccia, per cui quando è nata tutto l'affetto nostro è andato a quella persona. Tu hai un figlio che fa il primo figlio, gli dai tutto l'affetto, poi nasce il secondo figlio. È chiaro che l'affetto che tu al secondo figlio gli dai, il primo figlio dice: e mo tutto quell'affetto non me lo dai più a me. Allora tu ti dovrai dire: guarda che papà ti vuole bene nella stessa maniera, solamente che tu l'hai avuto già quell'affetto quando eri piccolo, lo stesso affetto adesso lo deve avere l'altro. Però è sintomatico, è normale che uno è geloso dell'altro, soprattutto quando sei piccolo, e poi ce le portiamo avanti queste cose. Dio preferisce sempre